un attore molto amato che da qualche anno fa anche il regista e il suo nuovo film esce, mi sembra, domani. Adesso glielo chiediamo con precisione, signore e signori, Silvio Muccino. Eccoci. Silvio. Eccoci qua. Ciao. Benvenuto. Beh, grazie. Grazie mille, grazie. Esce domani il film. Esce domani, hai ragione, esce domani. Le leggi del desiderio. Esce domani. E quindi la notte come ti prima senti? Degli esami, eccola qua, esatto. Bene. Ci sei dentro fino al collo. Fino al collo, fino al collo. Senti, do la pubblicità e poi con Silvio Muccino. A tra poco. Siamo con Silvio Muccino, tornato al cinema dopo 4 anni, nella parte di colui che può realizzare ogni vostro desiderio. E scusate se è sporco. Signori, se volete io oggi posso anche raccogliere desideri. È la prima volta che ci incontriamo, eh? Bene, sì. Il film esce domani, abbiamo detto che sei notte prima degli esami, ma non mi sembri però. Secondo me ti sei calato nella parte di Canton. Di Canton. Allora, Canton, ho preso da lui un po' di sicurezza. Non capiamo sì. Bene, non dobbiamo capire se è un guru o un ciarlatano. Sì, Canton è un life coach, così si definisce, così lo definiscono. E in effetti, guardandoli, studiandoli su internet, alcuni life coach, che poi non sono tutti così, insomma, io il mio riferimento è particolarmente scenografico, si chiama Anthony Robbins. E lui è un life coach particolarmente carismatico, perché sul palco lui motiva le persone, le scuote, conosce perfettamente le tecniche per portare quelle persone a raggiungere i loro desideri. È un po' anche uno scienziato, non a caso la sua scienza si chiama programmazione neurolinguistica e studia i vincenti. Ma non è solamente questo, non è solamente un medico, un dottore della scienza e del successo. È anche uno showman pazzesco, è uno che balla, intrattiene, cammina sui carboni ardenti. Io quello me lo sono evitato, ma solamente perché pensavo che il mio personaggio poi non fosse credibile al cinema, un personaggio così over the top. Ma sei diventato un po' come... No, io è la prima volta che ti incontro, quindi non lo so. Ma ti sei calato nella parte particolarmente? Beh, è stato divertentissimo farlo, sì, perché... Ma avrai dovuto studiare? Sì, sì, li ho studiati, l'ho studiato perfettamente per tanto tempo. Carla Evangelista, che è stata l'autrice e devo dire è stata colei che mi ha portato questa idea, portandomi Anthony Robbins proprio davanti. Ma in carne ed ossa o ti ha fatto vedere? No, internet. YouTube. Mi ha messo davanti a questo universo molto affascinante, che mi sembrava, tra le altre cose, una fotografia molto precisa dell'Italia di oggi, perché non potevano nascere 10 anni fa questi life coach. Sono i figli della crisi, perché sono quelli che in questo momento di smarrimento nascono per dare le risposte che nessun altro quindi sa dare. Quindi la crisi economica è crisi esistenziale e viceversa. Sì, noi ci nutriamo di frustrazione, loro portano speranza. E devo dire, mi sono molto fatto affascinare da questo personaggio, a cui ho rubato le parole, i movimenti, i gesti, la potenza. Come dicono, è molto empowering proprio fare questo... personaggio mi ha dato una grinta pazzesca, ho anche, oggi l'ho dichiarato, ho anche imparato a ballare, anzi imparato, insomma, però Steve Lachance, dove sei? Grazie. Balli sul palco. Sì, Steve Lachance. Balli, fai lo scimmione. Faccio lo scimmione. Fai lo scimmione, sì. Non mi sono fatto mancare niente. Non ti sei fatto mancare niente. No. Stranto sei bravo come scimmione. Vero? Lo so, anche il mio cane lo pensa perché ho fatto le prove a casa. E si divertiva molto. Ho saputo Charlie. Che hai un cane, Charlie, giusto? Bene, sì. È una femmina? È un maschio. È un maschio. È un maschio. Cosa pensa maschio e Charlie di te? Charlie mi permette di vivere a casa sua, ogni tanto mi ospita sul suo divano e quando mangia, mangio anch'io. Da quanto è questo cane? Da 6 anni, 6-7 anni. Un rapporto molto profondo? Sì, sì, sicuramente è un figlio. È un figlio, è un papà, è, insomma, Charlie è tante cose. Devo dire, è un amore, mi dà una quantità d'amore che è diventato anche una droga, Charlie, perché non ne posso più fare a meno. E sul set lo porti? Sul set quando non ci sono altri cani, perché diventa indestibile. Perché ci sono dei cani di solito. Beh, sai, quando giri in esterno non sai mai, poi vuole stare vicino a me. Quando faccio il regista, sì. Quando faccio l'attore, impensabile.
perché inizia a scappa sul set, insomma, diventa... Beh, in questo film fai entrambe le cose. In questo caso sì, forse faccio più il regista, perché anche se Canton, il mio life coach, è un po' il deus ex machina che muove i personaggi, i veri protagonisti di questa storia sono poi Nicole Grimaudo, Carla Signoris e Maurizio Mattioli, che sono veramente sì, se lo meritano. Sono molto bravi. Ruotano tutti intorno a te, però. Tu sei il loro deus ex machina, come hai detto. Sì, loro però sono l'Italia. Loro secondo me sono noi. E sono, non a caso abbiamo scelto con Carla tre personaggi particolarmente emblematici, che trovassero in qualche modo, che fossero, che incarnassero un po' le nostre esigenze. Nicole Grimaudo è l'invisibilità, è la donna invisibile, invisibile alla famiglia. Lei si camuffa, si mette vestiti larghi, è sì. L'amante del capo. Ed è l'amante del destinata capo. Destinata a soffrire. E come tutte le amanti, vive nell'ombra, quindi invisibile anche in quello. In realtà cerca una presenza, cerca un corpo, cerca di farsi vedere disperatamente e di farsi amare. Lei... E Canton le insegnerà come. E Canton è maestro d'amore per lei. In una scena un po' 50 sfumature di grigio, no? Quante sono, no? Non mi ricordo. Noi abbiamo scritto la 51esima con questo film. E devo dire che Carla Signoris, mi allaccio a questo, è una... E invece è una donna, lei, il suo personaggio, Luciana, è una donna che vive, credo, il dilemma di molte donne. Cioè non riesce a farsi accettare per quello che è. Lei ha una maschera e la sua maschera è quella di moglie devota, madre per bene, segretaria di un vescovo in Vaticano, filo di perle. Però scrive libri scollacciatissimi. Però uno sfogo, sì, il suo sfogo sono queste passioni. Scusa se ti interrompo, ma vediamone un pezzetto, così sappiamo di cosa parliamo del film. Dai. Qualunque sia il tuo desiderio, io posso aiutarti a realizzarlo. Scimmioni! Ma non dire mai io sarei. Afferma. Io sono. Io sono. Volete essere famosi? Dei formidabili venditori? Un amante irresistibile? Trovatevi un modello che ce l'ha fatta e diventate come lui. Dovete mangiare, dormire, respirare, fare sesso come loro. Si chiama modellamento. Un vecchio detto diceva: se vuoi essere potente, fingiti potente. Io dico: se vuoi essere potente, sii potente. Punto. Ma niente, sei perfetta. Sei sola, insicura, irrisolta, senza una vita, innamorata di un uomo sposato. Tutti gli altri lo stanno facendo per avere più donne, più successo, più fama, ma tu lo farai per amore. Volete vivere? Volete vincere? Volete prendervi quello che vi spetta? Siete pronti a cambiare? Ti sei dimenticato le scarpe? Io non dimentico mai niente. Ma attenti a quello che desiderate, perché qui... con me, oggi, lo potrete fare. Molto credibile. Non so se esserne. Fiero oppure no. Infatti. Forse no. Senti, hai detto, il cinema mi ha liberato, gli anni del liceo sono stati i più brutti della mia vita. Lo pensi ancora? Beh, sì. Forse quando ho detto questa cosa qui non ero consapevole come lo sono adesso, nel senso che poi oggi non direi più questa frase, o meglio, non direi metà di questa frase. La prima metà sì, cioè gli anni del liceo sono stati abbastanza difficili per me, perché vivevo in una maniera abbastanza poco naturale, forse. Ma prima o dopo, cioè dopo che hai cominciato a recitare? Tu hai cominciato giovanissimo. Io a 16 anni. 16 anni, in un film di tuo fratello Gabriele. Esatto. E subito con una parte importante. Sì. E subito hai avuto successo. Esatto. E tutte queste cose sul sedicenne che ero io hanno fatto una commistione molto poco riuscita, nel senso che poi io... Ti sei montato la testa? Sì. Mi sono montato la testa, ma l'ho fatto con grande insicurezza al tempo stesso. Quindi non avevo né la spavalderia di chi si sente sicuro,
ma al tempo stesso vivevo la schizofrenia di quando invece fuori dal quartiere ero Silvio Muccino già. Ma non sapevo neanche chi era Silvio Muccino, neanche dentro camera mia. Ero più di celluloide che non in carne ed ossa. E gli effetti su te stesso di tutto questo quali erano? Come ti sentivi? Cosa facevi? Smarrito. Cosa facevo? Ma io devo dire, la mia salvezza in quegli anni sono state due mie amiche, proprio grandi. Giulia e Alessandra, che sono state proprio due ragazze che mi hanno proprio aiutato a rientrare con i piedi per terra, perché è un attimo perdersi, il successo mi aveva invaso e io non avevo neanche ben idea se volevo veramente fare questo lavoro, non sapevo niente, sapevo che per chi mi conosceva ero qualcosa e per tutti quelli che non mi conoscevano ero qualcun altro e io non mi riconoscevo neanche in questo ragazzo qua, neanche in Silvio di Come te ne sono mai. Io non riuscivo veramente a riconoscermi, era perché era un personaggio poi scritto, devo perché dire, poi quegli anni lì sono proprio gli anni dell'identità e quindi probabilmente non aiuta il vedersi in un personaggio. No, è una maschera, diventa una maschera alla quale vuoi aderire per il semplice fatto che è molto amata, era diventata una maschera amabile, quindi io tendevo a essere quello che ero nel film. E questa cosa qui si è ripetuta poi per un lungo periodo di film in film. Perché aderivi al personaggio che ti facevano fare? Cioè pensavi che gli altri volessero quello da te? Perché il successo ti fa credere, ti porta a voler identificare con quella maschera che ha successo. È un po' come quello che fa Canton, in effetti, adesso che ci penso. Ma non ne parlavi con tuo fratello Gabriele, che lui c'era già passato, anche se con un percorso diverso, lui non ti ha aiutato? Ma no, di queste cose qui non abbiamo mai parlato, ma perché non le vivevo al tempo come un problema, non sapevo nemmeno io che fosse un problema, la vivevo con grande ingenuità. E i tuoi genitori non ti hanno protetto in questo? No, il cinema è entrato... Forse perché tu non manifestavi disagio, o sì? Beh... Lo manifestavi? Beh, insomma, credo di averlo manifestato e di averlo manifestato anche tanto. Insomma, poi il disagio diventava, mano a mano che crescevo, si esprimeva in cose sempre diverse. Insomma, poi a 16 anni ero un bambino, insomma, ne dimostro 12 qui e ne avevo 16. A 20 ne dimostravo 16, ma già iniziavo, insomma, a vivere, ecco, il rapporto con questa maschera in maniera faticosa. E quindi il mio disagio piano piano mi ha portato a scegliere di vivere questo lavoro con più calma, a mettere un po' di distanza tra il set e il nuovo set, perché il cinema ha questa cosa di meraviglioso e di pericoloso al tempo stesso, che la vita sul set è perfetta, nascono amori, nascono famiglie, nascono grandi amicizie, tutto si consuma in questo camper circense che si muove per 6, 7, 8 settimane. E poi la culata la dai appena ritorni a casa, perché la famiglia si disgrega, gli amori finiscono, le amicizie a volte... E sei nella tua vita, per cui è bene che tu ti trovi bene nella tua vita, cioè è molto importante che tu ami la tua vita, perché da quella non puoi scappare, dal set sì. Quindi per me era stato potresti importante... lavorare sempre e non avere una vita. C'è chi lo fa e ne paga il prezzo. A un certo punto il conto arriva sempre, perché questa rincorsa di set in set poi ti porta veramente a sostituire la vita con il tuo adesso cinema. Cosa c'è nella tua vita? Ma adesso c'è tanto, oltre a Charlie, adesso il c'è tuo tanto cane. C'è tanto nella mia vita, non c'è l'amore, ma in questi anni non è stato forse così, non l'ho voluto, non l'ho cercato così tanto, ma perché ero forse più attento a costruire un altro tipo d'amore, che era quello per me stesso, era un po' imparare a volermi bene, imparare a conoscermi, imparare ad amarmi nelle fragilità e nelle meschinità e nelle mediocrità che nel cinema non mostro. Perché dici che non ti volevi bene prima? Beh, credo che nessuno si voglia bene tout court,
credo che beh, bisogna dipende, lavorarci. Ci sono quei bambini o ragazzini cresciuti con autostima, cioè che imparano l'autostima da piccoli. Sì, quello è vero. È vero che tu fai un lavoro che, nel quale è più facile essere invece persone tormentate o comunque insicure. Sì, un poi... attore secondo te può essere un tipo sicuro di sé, che si ama, che si piace? No, difficile? No, molto difficile. No, perché nessuno che vive confrontandosi con un proprio viso così grande o semplicemente con quello che, confrontandosi quotidianamente con un pubblico, può essere veramente felice senza lavorarci, sicuro senza lavorare su se stesso, perché veramente è un'esposizione che ti mette sempre in crisi. Quanti anni hai adesso? 30, ne vado a 33 ad aprile. Quindi parlavamo di quando ne avevi 16, è passato un bel po' di tempo. La metà. Ho raddoppiato, ormai sono 16 anni di cinema e... Quanti anni di differenza ci sono tra te e tuo fratello? 15. 15 anni. Quindi i vostri genitori hanno avuto due figli, tu sei il piccolo, poi c'è una sorella di mezzo. Sì, Laura. Laura che però ha 12 anni più di me. È una scelta particolare quella di avere un figlio dopo tanto tempo. Sì, in effetti bizzarra e... in realtà nata forse dalla necessità di creare un nuovo collante dentro la famiglia. Insomma, questo è un po' quello con cui sono cresciuto. Insomma, loro mi hanno sempre detto che ero un po' l'angelo, no, della famiglia, quello che doveva tenere tutta questa famiglia unita insieme. Che è una bella responsabilità. Ti sei sentito responsabilizzato per questo? Sicuramente sì, sicuramente è stata una... E la famiglia è rimasta insieme? Vuoi dire grazie a me in quel momento? Beh, sicuramente sono stato un elemento di grande coesione, sì. Tra Laura e Gabriele sicuramente sì, tra mio padre e mia madre sicuramente sì. Sono ancora insieme i tuoi genitori? Sì, sì, sono ancora insieme. Ma quanti anni hanno adesso? Tanti. In rapporti con loro vi sentite? No, io anni fa ho fatto una scelta che sentivo come necessaria e una scelta di cui in questi anni poi ho sempre evitato di parlare per pudore, ma anche perché credo che ci sono delle cose che debbano rimanere nella famiglia. Ma è una scelta di cui ho ampiamente poi parlato con loro. La mia scelta stava nel fatto che a un certo punto ho sentito la necessità di costruirmi fuori dalla famiglia. La famiglia è una cosa meravigliosa, secondo me, se è un punto di partenza. Se è un punto di partenza, un punto di arrivo, ti manca tutto il resto. Cioè, poi non vai da nessuna parte. Allora è molto importante permettere al figlio, a chiunque, insomma, a un certo punto di costruirsi la propria di famiglia, di costruirsi la propria di vita. Però è molto importante a un certo punto permettere, insomma, si dice, no, che i figli sono fatti per il mondo. Che la tua è una famiglia soffocante. Beh, la mia è una famiglia, è una famiglia, poi non vorrei neanche, insomma, questi anni... Ho avuto i miei momenti in cui l'ho contestata aspramente, in cui l'ho amata fortissimamente. È una famiglia, la mia è una famiglia normale, con dei... Ovviamente... Beh, se non vi sentite più da tanti anni non è normalissima. No, non è normalissima perché quello che io ho sentito e quello che io ho indicato e quello di cui io ho discusso sono in effetti dei motivi gravi che io ho voluto affrontare con loro. E devo dire che è anche per questo che sono sempre molto basito davanti alle dichiarazioni di Gabriele pubbliche, che ogni volta mi violentano perché mi portano appunto anche oggi, anche adesso a dover inevitabilmente rispondere. Io vengo da un tour di promozione molto lungo, adesso sono una settimana che sto in giro e in questa settimana dove sto promuovendo questo film che mi ha reso particolarmente felice e che mi vede in un momento molto felice, mi trovo, ahimè, sempre davanti a questa domanda: come va con tuo fratello? Come va con la tua famiglia? Perché per motivi che io non ho mai capito e che non riesco a condividere, Gabriele
ha reso questo ovvio dolore mio, suo, nostro, uno spettacolo pubblico, una specie di, insomma, di triste reality show. E io oggi vorrei evitare di rispondere direttamente a delle cose, anche se non sono più in grado. Io ho passato 7 anni di silenzio, dove Gabriele ha parlato tanto, tantissimo, in continuo, su Twitter, su Facebook, sui giornali, in televisione. Beh, ha detto che era addolorato della vostra separazione, del fatto che non vi parlavate, del fatto che tu ti eri allontanato. Sì, magari avesse detto solo questo, insomma. È stato vabbè, la cosa antipatica che ha detto, la dico io se vuoi, è che tu sei stato plagiato dalla tua sceneggiatrice Carla Evangelista. È una cosa pesante. È una cosa molto pesante, anche perché è una cosa che è arrivata dopo. Perché l'ha detta, secondo te? Allora, prendiamo in mano questa cosa una volta per tutte. Quando in una famiglia, un elemento della famiglia, specialmente prendiamo la famiglia del Mulino Bianco, una famiglia che si crede il Mulino Bianco, c'è un elemento della famiglia che a un certo punto punta il dito e dice il re è nudo, cioè indica un qualcosa che non va. Questo sei tu? Sì. La famiglia ha due modi, può reagire in due modi rispetto alle cose che questa persona dice. Può prenderle in considerazione e dire forse sì, forse il re è nudo, oppure può enucleare in tutti i modi questa cosa qui. Può non voler accettare questa cosa qui. E non voler accettare questa cosa qui significa dire è pazzo, è depresso, tutte cose che Gabriele in questi anni ha detto di me. Insomma, solo che io non sono né pazzo né depresso, depresso poi meno che mai, non è nella mia natura proprio. Per cui a un certo punto la via preferenziale, la via più comoda a cui credere è il plagio. Perché? Perché col plagio si sistema tutto. Non ci sono responsabili, non ci sono colpe, c'è solamente un ragazzo che a un certo punto ha perso la testa. Il problema di questa affermazione così violenta, così aggressiva e così spregiudicata è che non è un'affermazione, come si dice, corroborata da fatti, da cose, da discorsi, da esperienze vissute. È un'affermazione comoda che risolve tanti problemi e che viene detta da un uomo famoso, con un eco enorme, ad una donna che quest'uomo non ha mai conosciuto, non ha mai visto e che ha avuto però la sfiga di incrociare la mia strada nel momento in cui io stavo iniziando a prendere contatto con certe cose. Quali cose? Le cose che io imputo alla mia famiglia e i motivi per cui io ho detto il re ragazzi nudo, il re che nudo. Sono cose, immagino, che non si possano dire. Sono cose che io non vorrei dire, insomma, sono cose personali, sono cose, anche queste sono cose personali, però è diventato una spettacolarizzazione del dolore, quella di Gabriele, a cui ho assistito in questi anni. Beh, anche qui lo sai, qui in realtà è venuto a dire che gli dispiaceva di averlo fatto, gli dispiaceva di aver scritto certe cose, che gli dispiaceva di averle dette, è venuto in qualche modo a scusarsi con te. Sì, secondo me, sì, secondo me se ti scusi, ti scusi e non c'è bisogno di farlo in televisione. Se Gabriele vuole chiedermi scusa lo può fare anche a luci spente. L'ha mai fatto? No, non l'ha mai fatto. Ma voi quindi è vero che non avete rapporti, che non vi sentite, non vi parlate da anni? Da 7 anni ha detto lui. Sì, sì, è vero, non ci sentiamo da 7 anni, ma io non sono irraggiungibile, non sono così, come dice lui, volatilizzato. Io, il mio numero ce l'hanno cani e porci, ce l'ha anche la moglie. Adesso è ridicolo dover discutere queste cose. Perché io ho chiesto il silenzio. Io ho chiesto silenzio. Però come vedi il silenzio è molto difficile per due personaggi pubblici come voi. No, non è così difficile. Non è così difficile. No, non è così difficile. Basta avere rispetto del dolore dell'altro. Io ho avuto sempre grande rispetto per il dolore di Gabriele. Ed è il motivo per cui io non ho mai risposto alle sue... Insomma, sai, sono accuse molto infamanti. Tornando all'accusa più grave, quella di plagio,
Beh, non nei tuoi cose... confronti. Beh, nei no, tuoi però confronti se c'è un plagio, c'è un plagiato. Il plagiato se potrebbe essere una persona... In fondo sei suo fratello piccolo, potrebbe essere una cosa di protezione, di qualcuno che ti vuole proteggere o da qualcosa. La protezione, l'amore non si misura mai con una violenza così... Non si può mai misurare in termini di violenza. La violenza a cui ho assistito è enorme. Cioè, adesso stiamo entrando dentro questo discorso, quindi non posso non parlare della violenza rispetto a Carla Evangelista, che è una donna che adesso è costretta a vedere il suo nome spesso anche su blog di cinema, accostato a questa etichetta agghiacciante, senza un perché, senza un nesso. È una violenza su una donna enorme. E lei ne soffre? No, lei sinceramente sì, penso che ne soffra, ma penso anche che poi, voglio dire, è talmente ridicola come accusa che... Tant'è che non ha mai risposto neanche lei, voglio dire. A lei chiedono interviste o sì, parlarne? Sì, ma lei è talmente, insomma, lei non viene manco in conferenza stampa a presentare i suoi film, per quanto è ritrosa, ma Carla in questo è è un gentiluomo, perché veramente, insomma, l'alternativa cos'è? È scendere in piazza e dire no, non è vero, sì, è vero, no, parliamone. Allora a quel punto si apre la piazza, si apre la famiglia, a quel punto io devo spiegare quali sono questi motivi. Allora a quel punto non c'è più confine tra il mondo dello spettacolo e la spettacolarizzazione della nostra vita, dei nostri sentimenti. Scusa Silvio, mi fanno segno che devo dare la pubblicità e poi chiudiamo questo discorso e poi riparliamo del film. Okay. A tra poco. Bentornati con Silvia Muccino, che ci ha parlato delle leggi del desiderio, il suo terzo film che esce domani. Insomma, ci hai anche parlato di cose tue molto intime. Come ti senti? Avrei preferito evitarlo, chiaramente, nel senso che sono discorsi che... Guarda, io la lezione più importante l'ho avuta l'altro giorno, parlando con Simone, che è il mio agente, mio amico, mio astrologo, è un mio carissimo amico. Veramente astrologo? Sì, sì, lui ci piglia tantissimo. Lasciacelo, dopo rimani, Simone. Di che segno sei? Ariete. Che mi ha detto una cosa verissima. Mi ha detto, non ci si può sempre concedere il lusso del silenzio. Perché quel silenzio altre volte viene riempito dalle parole di qualcun altro. E quindi in qualche modo stasera ho capito che, insomma, bisognava certe cose, anche se è nulla, abbiamo parlato di cose intime sicuramente, ma di cose che per me, insomma, evidentemente sento di poter parlare. Però sono cose che io in questi anni ho sempre voluto scantonare. E il mio silenzio non è stato così utile, in effetti, perché non ha fatto altro che far crescere invece questa macchina. Che ha fatto, devo dire, è stata molto, è stato imbarazzante assisterne a questa cosa, a questo show, e poi ha fatto danni collaterali, ovviamente, non ultimo appunto questo sulla mia vita, su quella di Carla, su cose che non c'entrano assolutamente niente. E quindi in qualche modo forse stasera mi è servito anche per mettere un punto. Cosa vorresti da domani rispetto a questa storia? Che non se ne parlasse più? Che... Sicuramente sì, sicuramente vorrei che... E parlare con tuo fratello? No, non sarò televisivo in questo momento. Quello che vorrei in questo momento è il rispetto che in questi anni è mancato, perché il dolore urlato non è più sentito del dolore silenzioso. Urlare il dolore in televisione o sul network non rende quel dolore più grande di un dolore vissuto in silenzio. Anzi, spesso quel dolore vissuto così in silenzio, avendo come eco
tutto questo frastuono intorno non ha reso le cose più facili. Io devo dire, per me sono stati 7 anni meravigliosi questi. Perché sono stati 7 anni in cui in questo silenzio io sono riuscito a trovarmi. Nel mio silenzio sono riuscito a trovarmi. E forse se ho fatto un film così solare, così positivo, così leggero, così pieno di speranza, lo devo proprio a questa immersione, a questa uscita che in questi 7 anni ho fatto. Sai che stavo proprio pensando a Giovanni Canton e a cosa ti direbbe del dolore e del silenzio? Se ti direbbe... Secondo te lui cosa direbbe? Ma il Giovanni Canton prima maniera, all'inizio del film, probabilmente mi direbbe di buttarmi tutto alle spalle e di sfoderare il mio sorriso migliore. Il Giovanni Canton, ultima maniera, diciamo alla fine del film, mi direbbe di considerare il dolore come una parte preziosa, importante, perché poi al di là della maschera, poi più noi impariamo ad amare e a rispettare le nostre fragilità e il nostro dolore, gli diamo amore, e più forti possiamo rinascere. Grazie, Silvio. Grazie. Bocca al lupo. Grazie.